resta soltanto una stanza. Prendiamoci una pausa. Cosa sai sulla maledizione del Sole Nero? In effetti mi sono interessato alla cosa. Ho persino corrotto un mago affinché mi lasciasse consultare alcuni documenti del Consiglio dei Maghi. Ho preso degli appunti. Sembra che, come al solito, sia tutta colpa dei maghi. Sabrina Glevisig fu scelta per esaminare la principessa di Kaengorn e fu odio a prima vista. Qualcosa a che fare con un uomo. Le donne. E il peggio deve ancora venire. Sabrina stabilì che aveva abbastanza prove per considerare Deidra una mutante maledetta e sottoporla a studi approfonditi. Come potrai immaginare, Deidra non aveva alcuna intenzione di essere esaminata, anche perché era una principessa. Convinse alcuni guerrieri del principe a eliminare Sabrina. Nel castello di Kaengorn scoppiò il pandemonio. Ci furono molti morti. E tra questi una sacerdotessa. E che c'entra la sacerdotessa con tutto questo? Niente. Da quel che so, si trovò soltanto nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Alla fine, Deidre fuggì dal castello. E l'inseguimento continua ancora oggi. Esattamente. Quando avremo finito con i Kikimor, ti darò i miei appunti sulla maledizione. Ora mettiamoci al lavoro. Affare fatto. Dunque cosa ne pensi, Eskel? Cosa facciamo con Deidra? Non lo so, Geralt. Capisco il punto di vista di Vesemir, ma non ho intenzione di consegnare la ragazza alla maga. Temo che farebbe una brutta fine. La decisione spetta a te. Lo so, anche se riguarda pure te. Riguarda tutti i Witcher. D'accordo, ci penseremo. Dammi gli appunti e usciamo da qui.
Lupo bianco. Devo dare un'occhiata in... Lupo bianco, raccoglie... Lupo bianco. Cosa ne pensi di tutto questo? Mostriamo a quel damerino e alla sua strega cosa succede quando minacci un Witcher. Chiamala pure una lezione di rispetto. Dunque pensi che dovremmo farci coinvolgere? Sono stati loro a venire qui, non ci lasciano scelta. Sarebbe da codardi fare marcia indietro ora. Hai pensato come si sentirebbe Eskel se abbandonassimo la ragazza? Sto cercando di farmi un'idea generale della situazione. Lupo bianco. A dopo. Lupo bianco. Credo sia il momento di una decisione. Dobbiamo capire cosa fare con Deidra e suo fratello. Eskel vuole che tutti dicano la loro. Ciò riguarda la sicurezza di Kaer Morhen e di tutti noi. Un errore potrebbe costarci molto caro. Devo capirne di più.
Becca. Oh. Oh. Oh.